notizie in apertura del nostro telegiornale. Covid, 4 decessi nelle Marche, nuovo record di contagi, 680 su oltre 2000 tamponi, più 700 rispetto a ieri le persone in isolamento domiciliare. Test sierologici in farmacia dalla metà di novembre, gli esami rapidi per il coronavirus saranno gratis per gli studenti e le loro famiglie. Fatturati in calo, poca clientela e attività chiuse dalle 18, il mini lockdown ha messo in crisi le attività commerciali del centro storico di Fano. Sfida il virus, inaugura un ristorante takeaway a poche ore dal decreto del governo. Il coraggio e il messaggio di speranza di Wang, un giovane cinese che ha assunto 6 lavoratori dipendenti. Furto e danni in un centro di abbronzatura a Fano, scarso il bottino di appena 20 euro. Contributi a sanità, famiglia, volontariato, educazione e arte. La Fondazione Carifano eroga 920.000 euro per 5 settori, illustrato dal presidente Gragnola al documento programmatico di previsione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Nelle Marche si continuano a registrare decessi legati al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono 4 le persone che hanno perso la vita, avevano tutti patologie pregresse. All'ospedale di Civitanova Marche è morta un'anziana del posto di 88 anni. All'IRCA di Ancona si sono verificati 2 decessi, una donna di 97 anni residente a Falconara Marittima e una signora di 87 anni di Camerano. A Pesaro invece è deceduto un fanese di 90 anni. C'è anche un nuovo record di contagi nella nostra regione. Nell'ultima giornata ne sono stati rilevati 686 su oltre 2.300 tamponi testati nel percorso Nuove Diagnosi. La provincia con più casi, 205, è Macerata. Seguono quella di Ancona con 158, Fermo con 146, Ascoli Piceno con 92, 62 casi nella provincia di Pesaro Urbino e 23 da fuori regione. Rimangono alti i contagi riscontrati in famiglia. Inoltre i ricoveri sono in leggero aumento, ad oggi 286. Passano da 32 a 39 i degenti in terapia intensiva e da 49 a 52 quelli in semi-intensiva. In forte crescita invece le persone in isolamento domiciliare, più 724 rispetto a ieri, per un totale di oltre 9.500, di cui 371 operatori sanitari. E mentre si continuano ad eseguire i tamponi anche nei drive-in, entro la metà di novembre nelle farmacie marchigiane potrebbero arrivare i test sierologici per gli studenti e le loro famiglie. Sentiamo. Farmacie ancora sprovviste dei vaccini anti-influenza. Se da una parte aumenta la richiesta di quei soggetti che non rientrano nelle categorie protette o a rischio, dall'altra si attendono anche i test sierologici. Ieri l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha avuto una riunione con le associazioni dei farmacisti e i sindacati degli operatori sanitari. L'obiettivo è stato quello di fare il punto su questi test rapidi che potrebbero arrivare entro la metà di novembre. Intanto anche le parafarmacie delle Marche hanno chiesto alla Regione di essere coinvolte direttamente nella battaglia contro la pandemia, offrendo la disponibilità a svolgere gli esami sierologici nelle proprie strutture. A illustrarci il funzionamento e la procedura è il farmacista Giovanni Pierini, eletto di recente nel Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Pesaro Urbino. Sono degli autotest in cui il cittadino farà un prelievo capillare con il supporto del farmacista e hanno un tempo di risposta di circa 15 minuti. E l'esito verrà caricato insieme a tutti i dati del cittadino in un portale e questi dati saranno disponibili per le ASUR. Fino a quando non sarà siglato l'accordo con la Regione non sarà possibile effettuare questi test in farmacia, né in convenzione né a pagamento. Dovremo attendere dunque qualche settimana. Poi, nel caso in cui l'esame dovesse dare un esito positivo al coronavirus, il paziente verrà contattato dall'ASUR che a sua volta valuterà se effettuare un tampone nasofaringeo. È rivolto questo test, cioè ci aspettiamo che sia rivolto come in Emilia Romagna agli studenti sia della scuola dell'obbligo sia universitari, ai loro genitori e ai loro familiari, proprio per avere uno screening a tutto tondo della situazione nell'ambito scolastico.
E adesso l'emergenza economica, le chiusure di molte attività e l'orario ridotto di bar e ristoranti ha messo in crisi tanti negozi non colpiti dall'ultimo decreto. Oltre all'emergenza sanitaria è in atto una crisi economica. Le ultime restrizioni hanno provocato delle ripercussioni su tutte le attività commerciali. L'aumento dei contagi fa tornare la preoccupazione di un altro lockdown che possa bloccare nuovamente il paese e di conseguenza il settore delle piccole imprese. Anche Fano, così come altre città italiane, sta vivendo un periodo difficile dettato dalla chiusura per Covid e dal calo della clientela. Sì, ha colpito tutti, anche a livello commerciale, come tutte le attività, colpisce a 360 gradi, perché la gente chiaramente è meno incentivata comunque ad uscire e sapendo che comunque è tutto chiuso, quindi diventa un po' tutto buio e la città ne risente, non vanno neanche nei negozi sicuramente ad acquistare, ma anche il potere d'acquisto è diminuito, perché chiaramente poi chiudendo anche tante attività, quindi tanti lavoratori che comunque sono a casa, chiaramente stanno più attenti anche ad andare a spendere all'interno dei negozi. Quindi oltretutto dalle 6:30 appunto della chiusura dei bar e ristoranti si vede proprio uno svuotamento del centro storico e quindi anche noi quando sono le 7:15 potremmo sicuramente chiudere, nel senso che comunque non c'è più gente che gira. E quindi come Confcommercio mi sento di dire che il commercio sta soffrendo come tutte le altre attività. Per Confcommercio l'ultimo decreto deve essere rivisto. L'associazione di categoria ha richiesto anche più controlli per garantire maggiore sicurezza. La poca gente in città e la riduzione delle ore di luce potrebbero agevolare atti vandalici o furti, come avvenuto in via Cavour nei giorni scorsi, dove i ladri hanno preso di mira un negozio gastronomia di prodotti naturali. I malviventi hanno rubato il fondo cassa per un ammontare di circa 500 euro, ai quali vanno aggiunti i danni ingenti provocati all'infisso forzato con un arnese. Tra i commercianti c'è inoltre chi sottolinea il calo di fatturato e chi il ritorno alla paura. Durante il lockdown a primavera si è riscoperta un po' questa voglia di leggere, è ancora così, è continuata questa scia? Allora, diciamo che fino a qualche settimana fa sì, c'era ancora voglia, c'era ancora interesse, c'era ancora entusiasmo. Questa ultima settimana abbiamo visto invece molta preoccupazione e molta rabbia e quindi è diminuita anche la voglia di leggere, perché ovviamente le persone pensano ad altro. Bisogna anche considerare che con il fatto che adesso alle 6 è tutto chiuso, essendo qui in piazza, ovviamente le persone non girano più e c'è moltissimo... C'è il fermo totale, il buio cala, le persone non escono più e c'è il silenzio. Quali sono i libri più richiesti? Allora, quest'estate fino a poco tempo fa erano libri di evasione e sono andati tantissimo, per esempio per i bambini mi chiedevano spesso libri che facessero sorridere, ridere, non pensare, diciamo, alleggerire la situazione. Adesso stanno ritornando libri sulla pandemia, infatti sulle nuove uscite ci sono di nuovo, addirittura nei gialli libri intitolati Pandemia, l'ultimo uscito, quindi cominciato il giro della paura ovviamente e questo si rispecchia anche nei libri. Barbara, qua come stanno andando le vendite? Qual è la situazione? La situazione è tragica, purtroppo con quello che ci stanno facendo, con quello che succede, in centro non c'è più nessuno, dopo le 6 potremo tranquillamente chiudere insieme ai bar, non c'è più un'anima, non c'è nessuno, non c'è sicurezza, non c'è gente, non c'è consumo. Continuate anche a rinnovare i vostri prodotti per cercare di attirare clientela? L'impegno è costante, come se non fosse successo niente, il sorriso ce lo mettiamo, ma se non abbiamo il cliente a chi lo facciamo vedere tutto questo? Nessuno. E sempre nel centro storico di Fano un altro furto è stato messo a segno al Coca Club di Viale Gramsci. È accaduto ieri sera intorno alle 21 quando la titolare del negozio che abita al piano superiore ha sentito dei rumori sospetti, ma pensando che fossero i dipendenti non gli ha dato peso. I malviventi hanno prima tentato di forzare l'ingresso principale del centro di abbronzatura, ma poi sono entrati da una finestra che dà su Viale Gramsci, hanno aperto la persiana e rotto il vetro. Dopo aver rovistato all'interno del locale, i ladri se ne sono andati con uno scarso bottino di soli 20 euro. Ad accorgersi in mattinata i dipendenti e la titolare, che ha già sporto denuncia sul posto agli agenti del commissariato di Fano.
Questa sera vi raccontiamo la storia di Wang, un giovane cinese di 27 anni che ha aperto il suo ristorante a Pesaro e a poche ore dal decreto del governo che poi ha imposto la chiusura anticipata dei locali. Lo ha incontrato Angelica Panzieri, sentiamo. Ha aperto il suo locale il 23 ottobre, a poche ore dalla stretta del governo su bar e ristoranti. A grinta da vendere, Wang, 27 anni, cinese, in Italia da ormai 18 anni e con la passione per il mondo della ristorazione. Una lunga esperienza come cameriere e poi una scelta di coraggio che suona come un messaggio di speranza per tutta Pesaro e non solo. Da qualche giorno il suo ristorante Du Hit nella galleria dell'Ipercop Miralfiore è aperto al pubblico. E così Wang diventa il simbolo di un'Italia che non si arrende e prova a ripartire nonostante le difficoltà. Il ristoratore, nel suo locale di oltre 100 metri quadrati, accoglierà gli ospiti con diversi piatti della cucina cinese, dal sushi ai ravioli fatti al momento. Wang, lei ha sfidato il Covid ed ha aperto il suo locale il 23 ottobre, a poche ore dall'ultimo decreto emanato dal governo, una sfida coraggiosa. Sì, è stata una gran sfida, diciamo, potevamo aprire questo locale 10 mesi fa, poi è stato primo lockdown, ci hanno bloccato. Appena calmato un po' la situazione abbiamo cominciato un po' di lavoro, quando siamo pronti vogliamo riaprire questo, siamo pronti per attivare questa attività, è arrivato proprio la seconda decreto, ci siamo fermati diciamo a questo tempo. Simbolo del fatto questa apertura che lei non si arrende, quanti dipendenti ha? Al momento abbiamo 6 dipendenti. E che cosa propone ai pesaresi, quali piatti? Ah, qua abbiamo diciamo, i piatti principalmente, abbiamo il sushi più fresco, diciamo, abbiamo la qualità molto alta, e la tempura nella cucina abbiamo la tempura che è molto speciale, e, diciamo, ramen, e spaghetti giapponese con brodo, e ci sono dei ravioli speciali di gamberetti, quelle cose lì. Quindi oltre ai pranzi servirete anche aperitivi e colazioni? Sì, serviamo anche colazione, poi aperitivi, abbiamo classici, spritz, anche un po' di specialità con tè caldo e tortine dolcette. Ha già avuto qualche prenotazione? Sì, però pochissimo. Adesso diciamo la gente sì, poco, diciamo. Però siete fiduciosi? Sì. Diciamo sì, restiamo in gambe, diciamo, dobbiamo provare. Rimaniamo a Pesaro perché il Comune ha deciso di ridimensionare le iniziative legate al Natale. Quest'anno non ci saranno i mercatini in Piazza del Popolo e la pista di ghiaccio, annullati anche gli spettacoli e le attività di intrattenimento. La città sarà comunque illuminata e decorata, assicurato il sindaco Matteo Ricci. Abbiamo deciso di revocare tutte le attività che creino assembramenti nel centro storico. Una Pesaro nel cuore ripensata, ha proseguito il primo cittadino, ma l'atmosfera magica del Natale sarà garantita dai tappeti rossi, illuminazione e l'immancabile albero più illuminato d'Italia, con oltre 60.000 LED. Cambiamo argomento. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha illustrato il documento programmatico di previsione. Nel 2021 erogherà ben 920.000 euro di contributi. Il settore che riceverà più fondi sarà quello sanitario. Lo scenario economico attuale è influenzato dalla diffusione della pandemia. La caduta del PIL osservata nel primo semestre dell'anno è stata la più forte mai registrata dal dopoguerra ed è stata il frutto delle misure intraprese per limitare la diffusione del contagio. Sulla base dello scenario macroeconomico e finanziario e tenuto conto del patrimonio immobiliare locato a terzi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel 2021 potrà disporre di risorse calcolate attorno ai 2.049.000 euro. È stato ipotizzato un rendimento complessivo di 1.964.000, pari all'1,75% netto. In totale la Fondazione si prefigge di erogare 920.000 euro in diversi settori.
230.000 per la salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 180.000 euro per l'arte, attività e beni culturali, altrettanti per il volontariato e la beneficenza, 180.000 anche per il comparto della famiglia e assistenza agli anziani. 120.000 andranno invece al settore dell'istruzione e formazione, mentre 30.000 euro saranno destinati alla protezione e qualità dell'ambiente. Il documento programmatico previsionale per il 2021 è stato approvato all'unanimità del Consiglio Generale e con il parere favorevole all'unanimità dell'Assemblea dei Soci lo scorso 25 ottobre. Abbiamo confermato anche nel bilancio preventivo 2021 lo stesso stanziamento che era previsto per l'anno 2020, 920.000 euro. Per l'ambito sanitario in particolare, quali saranno gli interventi? Nell'ambito sanitario gli interventi sono quantificati nella misura di 230.000 euro, di cui la gran parte è riferita e destinata alla realizzazione della parte di riabilitazione dell'impianto natatorio attualmente in costruzione. Infatti noi abbiamo ricevuto un'autorizzazione specifica, un'autorizzazione sanitaria per realizzare nell'ambito di questo complesso cantiere anche una parte con una vocazione sanitaria e riabilitativa, con un'autorizzazione regionale dedicata a questa attività. Nel corso del 2020, oltre a finanziare la costruzione del centro natatorio, la Fondazione Carifano ha stanziato 300.000 euro per l'emergenza coronavirus, 100.000 destinati alle apparecchiature medicali di Marche Nord, in particolare per il reparto di medicina interna e per il centro dello scompenso cardiaco dell'unità di cardiologia del Santa Croce di Fano. Le altre risorse, invece, sono state utilizzate per l'acquisto di mascherine durante il lockdown e per fornire alle USCA le attrezzature necessarie alla loro attività. Presidente, se dovesse esserci un nuovo lockdown, la Fondazione potrà dirottare eventuali risorse su questo settore, quindi sanitario? Noi, per rispettare le nostre norme statutarie, abbiamo il Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di dirottare, di girare fondi nella misura del 15% degli stanziamenti da un settore all'altro. Quindi se ci dovesse essere una necessità potremmo prenderla in considerazione. Cambio al vertice del comando della Compagnia Carabinieri di Pesaro, il maggiore Guerino Roberto Spina subentra Patrizia Gentili, che oggi ha lasciato l'incarico perché è trasferita a Roma presso lo Stato Maggiore della Difesa. Il neo comandante Spina proviene invece dall'Organizzazione Mobile Speciale dell'Arma dei Carabinieri. In questo ambito ha retto il comando di diversi reparti del Comando Tutela Ambiente del ROS, carabinieri specializzati nella lotta alla criminalità organizzata, alle ecomafie e al terrorismo nelle province di Napoli, Caserta, Roma e Palermo. È stata riaperta oggi al traffico la strada provinciale 94 Monterolo nel comune di Pergola, chiusa dopo l'ampio dissesto che nel febbraio 2018 interessò l'intero versante. Si è concluso infatti l'intervento svolto dalla provincia di Pesaro Urbino con fondi MIT 2020 per un importo di 100.000 euro. Una soluzione temporanea, spiega il presidente Giuseppe Paolini, in attesa dei finanziamenti regionali per sistemare tutto il versante. Serviranno ancora interventi molto consistenti, che vanno al di là delle competenze della provincia e che richiedono un ingente investimento economico, visto che si tratta di realizzare palificate a profondità importanti da 6 agli 8 metri al di sotto del piano stradale. La Regione ha già attivato le procedure, ma ancora non si conoscono i tempi. Nel frattempo l'intervento eseguito permette oggi di riconsegnare la strada alla popolazione con un ripristino temporaneo che riduce al tempo stesso le continue spese sostenute dall'ente per la manutenzione della strada comunale Castelrotto, utilizzata in alternativa. E vi annuncio che lunedì sera tornerà Primo Cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci. Vediamo in questo cartello tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Io vi auguro una buona serata. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 9 con la rassegna stampa. Arrivederci.